la meraviglia di Procida, l'isola del postino di Troisi, che sarà capitale della cultura nel 2022 e anche la prima isola Covid-free italiana. E allora ho deciso di andarci. Lo chiederanno un tampone prima di salire a bordo? Certo che no. Senti nell'aria già un po' di libertà e ti senti free appena ti avvicini. Sei vaccinato? Fantastico, è giovanissimo! There is the COVID free here. Really? Yes, beautiful. The first. Padre Pio. Yes. Yeah, is, I'm gonna go see Padre Pio. Maybe it's Padre Pio. Padre Pio. Possiamo fare un selfie per un riminese che ci guarda? Così gli facciamo venire un po' di nervoso, che noi approcci da qui anche a 18 anni ci vaccinano. Vi porto un saluto, signori, dai riminesi. I riminesi vogliono sapere perché a Procida fanno il Covid free e a Rimini no. Non lo so qui. Sono cose politiche. Una volta tanto siamo noi privilegiati, per me ce ne va. A che età siete arrivati ai vaccini qui, lo sapete, si per giù? 30... A 30 anni. Quanti anni hai? 32. 32. E ti vaccini? Sì. Grande. Lo sai che ti odiano nel resto d'Italia? Mi odiano? Sì. Ma ha fatto bene o male De Luca a non ascoltare le parole di Figliolo e fare di testa sua? No, ha fatto bene. Ci sarà una Rossella di Rimini? Sicuramente. Rossella di Procida si vaccina con... Si vaccina. È, tra virgolette, un privilegio. Però un privilegio a loro insaputa, no? Esatto. Cioè, esatto. Noi che l'avete non l'abbiamo deciso noi. Salute.